Sebastien. Temevo che fossi persa nel gorgo della depressione. Mai. Quegli uomini arroganti non mi taglieranno fuori così. A rimetterci sarebbero soltanto gli schiavi. E il tuo orgoglio? Cosa importa? Se posso ottenere la loro libertà. Qualsiasi cosa ti spinga, sono felice di vederti di nuovo combattiva. Cosa posso fare? Lo scienziato Godin. Qual è il suo vero scopo qui? Puoi scoprirlo? Qualsiasi cosa nasconda, la scoprirò. Inizia con il portuale. Lui sa sempre tutto quello che succede. Doveva tenermi informata. Bientôt, on pourra naviguer sans avoir à les peindre. Perdu ce vautour. Encore? Le gouverneur de Fayet vuole che la spedizione geodesica del signor Godin sia fornita di tutte le risorse che richiede. La prima richiesta è assai inusuale. Il signor Godin vuole, per poter documentare le ricerche scientifiche, 3 schiavi letterati. Schiavi che sappiano leggere, ma il Code Noir proibisce. Forse tra i vostri schiavi avete qualcuno di adatto? Potete comunicarmelo in privato. Verrete remunerati. Ma che cosa faranno? Prenderanno appunti, no? Gli scienziati francesi non prendono appunti? No, se devono portare anche l'equipaggiamento.
Ecco. Quella borsa sarà importante. Spagna insiste che si attenda la disponibilità di una nave spagnola. Ma ora siamo alleati. Non c'è modo di persuaderli a consentire l'uso di una nave francese in nome della scienza. Noi, dopo tutto, accettiamo gli accompagnatori spagnoli. Firmato Louis Godin. Non comprende i rischi di questo viaggio. Tu sei quello della nave fantasma. Ho un lavoro per te. Ho idea che stai cercando informazioni. Vedi, io ho informazioni. E scommetto che vorresti in cambio qualcosa. Già. Il mio rivale pesca il triplo di me usando gli schiavi. Se li liberassi, gli schiavi, intendo. Ne sarei molto lieto. Per il loro bene, certo. Certo, consideralo fatto. Allez, déguerpis. Non! Je prendre la fuite. Qualcuno mi aiuti, per favore. Non sento le gambe. Oh, quanta sete. Attends-toi à saigner. Ah, Dio. Aiuto. Portami via di qui. Grazie mille. Non l'ho fatto per gentilezza. Le informazioni, una forza. Ah,
Sì. Il portuale sta ammassando un po' troppo carico per una normale spedizione. Troppo carico e troppi cannoni anche. Dico solo una cosa. Contrabbando. Grazie. Avvistati pirati al largo della costa di Santo Domingo. Nella zona di Quito, montagne e pianure favoriranno le nostre triangolazioni. Le misurazioni ci permetteranno di stabilire la forma della Terra. Cioè, se è ovale o sfera. Non è questo il punto. Con questa nozione, Francia e Spagna navigheranno con maggior precisione. Così la Spagna non sarà troppo avvantaggiata in guerra? Era l'unico modo di avere accesso a Quito. Sono sempre un passo avanti. Ora che siamo alleati, forse avanzeremo insieme. Forse. Eppure mi sorprende che... Non temo il contrabbando. Oh, è probabile.
Saranno anche forti in guerra, ma noi li battiamo di molto nelle scienze. Già, hanno bisogno di... Sono stati avvistati dei pirati al largo di San... Avete conosciuto Antonio De Ulloa? Pare sia un vero genio. Un attacco non si sa! Da Santo Domingo. Una pattuglia di nostre navi è già sulle tracce dei pirati e del Domingo. Straniero o un amico che collabora con i Maroon, avvertite subito le autorità e sarete ricompensati. Rendiamo noto che per il momento tutte le aste di schiavi della città di Port-au-Prince verranno sospese. L'attività... Una volta nota la circonferenza della Terra, potremo navigare meglio e conoscere prima la posizione del nemico. Serviranno meno navi, perché ne perderemo di meno. I nostri cannoni non sbaglieranno. Quanto ai commerci, come sapete, oggi siamo in balia dei pirati, ma metteremo fine a tutto ciò supportando questa spedizione. Firmato Governatore De Fayet. C'è parecchio in ballo qui. Nella zona di Quito, montagne e pianure favoriranno le nostre triangolazioni. Le misurazioni ci permetteranno di stabilire la forma della Terra. Cioè, se è ovale o sferica? È questo il punto. Con questa nozione, Francia è...
questo il punto. Con questa nozione, Francia e Spagna navigheranno con maggior precisione. Così la Spagna non sarà troppo avvantaggiata in guerra? Era l'unico modo di avere accesso a Quito. Sono sempre un passo avanti. Ora che siamo alleati. Forse. Eppure mi sorprende che autorizzino questa spedizione. Non temono il contrabbando? Oh, è probabile. Saranno anche forti in guerra, ma noi... Un paio di accompagnatori. Avete conosciuto Antonio de Ulloa? Pare sia un vero genio. Non ancora, ma sarà un immenso piacere. Il Faye annuncia che a partire da stasera il coprifuoco verrà esteso a tutta la città. Valgono ogni soldo che costano, signori. Un eccellente gruppo. Che cosa vuoi? Che momento per consegnare un messaggio. Ha per caso a che fare con la spedizione in partenza? E a te che cosa importa? Dimmi che cosa sai, o ti farò parlare io. No! D'accordo! Il governatore voleva che dicessi al portuale di permettere l'invio di una nave francese al posto di una spagnola, a condizione che... certi beni vengano trasportati come favore personale. La spedizione mascherà il contrabbando. Beh, non direi proprio così, ma... Grazie, buonanotte. Allora, cos'hai scoperto? Un'opportunità inimmaginabile. Questi scienziati vogliono scoprire tecniche di navigazione che i nostri amati re useranno in guerra. Possiamo impadronircene, a vantaggio della mia confraternita e dei Maroon. Dobbiamo fornire loro reclute letterate e il resto filerà liscio da solo. Tutto qui? Nient'altro sul governatore? Tutto qui? Ma è grandioso! Quanti schiavi potremmo liberare con questa nuova scoperta? Ogni cosa richiede equilibrio adeguale. Per avere l'indipendenza, i Maroon servono stabilità, furtività e informazioni. Questo è da sempre il mio ruolo. E ora? Come immaginavo. Ti ha portato la tempesta e te ne andrai in un turbine di opportunità e occasioni. E io resterò qui. A lavorare duro, senza niente. No, ben presto i Maroon si solleveranno.
Poi io partirò, non prima. Ho deciso. Sei arrogante come quel francese. Blanc. Tutti voi. Ecco cosa siete. Bastien. No! Ora vai!